No, mi si è rotto il piccone. Porca miseria, devo scavare a mano. Ci vorrà un po'. Datemi un attimo. Voilà a tutti ragazzi, ben ritornati in questa nuova serie. Nuova serie. Questo nuovo episodio della Ludicraft. Prima vi ho lasciati con quella esplorazione in miniera e ho deciso anche di mostrare il mio stupido tentativo di ritornare in superficie. Mi si è rotto il piccone, però abbiamo fatto buoni progressi. Abbiamo un bel po' di minerali. Non abbiamo ancora trovato, come avevo promesso, i portali rovinati runici, quelli che troveremo in questa mod. Però abbiamo fatto progressi con minerali, risorse, animali. Guarda quante uova. Mentre sono andato, vedo che sono anche cresciute le coltivazioni. Quindi adesso aspettiamo un altro po' e le raccogliamo. Intanto vorrei organizzare finalmente le casse. No. Tu oggi, anche in questo episodio? Anche nel terzo della tradizione. No, questo è il quarto, non so manco più contare. Dove sei? Oh, porca miseria, si è frizzato il computer appena si è tippato. Pensavo chissà che succedeva. Oh, che soddisfazione. Guarda tutta la roba a terra. Salendo un sacco di livello soul. Ora sento che dovevo fare qualcos'altro. Ah, voi aspettate, vi faccio riprodurre un altro po'. Guarda quante mucche! Andiamo di nuovo in esplorazione, ragazzi. Ve lo prometto. Ok. Cosa si fa in questa situazione? Ok. No! Cosa cazzo devo fare adesso? Porca miseria. Portiamo tutto dentro. Facciamo cassa. Mi servono. Devo fare delle nuove casse. Prego, fammi fare la cassa. Anche una basta. Che cavolo vuoi tu? Sto lavorando. 20 minutes later. Oh. Qui. No, ok, riparata, riparata. Oh, sono fortissimo. Io ho questa. Facciamo un piccone di giada. Che cambia tanto. Guardalo che bello. Piccone di cactus, tipo. Brutto, veramente. Dovrei imparare ad usare la mappa. E non so usare la mappa. Dovrei essere sopra lo spawner. Sono sotto lo spawner. Sopra dove? Dove sono? Oh, ok, l'ho azzeccato. Ok, allora ragioniamo. Vabbè, sono solo degli zombie. Dei zombie con la spada e hanno più vita del normale. Ok. Glowing water. Che acqua santa. Dammi tutto. Stava così lento sto piccone, l'ho sopravvalutato. Sembrava tanto bello. Eccola qua. Buongiorno. Io semplicemente verserei un bel secchio d'acqua. Facciamo strada così. Riuscirà questo piccone a rompere l'ossidiana? Sì. Oh, il primo blocco di ossidiana. Ragazzi, stiamo facendo progressi, andremo nel Nether però prima voglio fare un enchanting table. E con questi 41 livelli che tengo, li vorrei usare. Oh, 14 blocchi di ossidiana. Io potremmo anche andare a casa adesso. Ok, vorrei provare a tirare la bomba santa a qualcuno. No, tu sei un ragno. Tu sei vada in retro. Yeah. È stato bello. Ok, adesso abbiamo 9, quindi garantito faremo qualcosa. Però dobbiamo. Oddio, che paura. Ah, le Olimpiadi, Laudi. Ah. Ok, questo è diverso. Che succede adesso? Devo rifare lo strip mining. Ragazzi, benvenuti in episodio strip mining numero 27. Oggi facciamo di nuovo un'altra ora di strip mining. Ok, questa è stata sicuramente una sessione di mining che ha avuto successo. Ciao. Ce l'abbiamo. Ok, io lo uso. Ah, ok. Senti,
Senti, è giorno, ok? Di giorno. No, che cavolo, perché la vita è così? Oh, la rimuoverò. La moda di Farland prima o poi. Comunque questi ci servivano, eh. E avevo nominati una volta per questo, esatto. Quindi abbiamo uno degli ingredienti, ci manca una cosa del creeper e le perle di slime. Ok, possiamo fare Enchanted Table. Eccolo qua. Oh, allora la facciamo qui. Perché ho anche un'idea per la struttura che si potrebbe fare. Cioè, tipo così, così, così. Vabbè, non capirete, fa niente. Intanto, oh, mi sto. Potrei morire io di danno. Oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no. Aiuto. Fatemi scendere. Oh. I'm stuck. Void skills. Possiamo fare finalmente quell'armatura, vero? Oh, aspetta un attimo. No. Richiede questo. Però non voglio subito enchantare perché allo stesso tempo voglio mettere gli enchant buoni su quell'armatura. Che non posso fare perché ho bisogno di una tavola di infusioni. Che non posso fare perché ho bisogno. Ecco, stavo parlando di questo, ma non è. Cos'è? Oddio. È la tigre di l'era glaciale. Oddio. Oddio, corre veloce. È un montante, cioè. Come si dice? Un corridore. Nuota veloce in acqua. No, get out. Via. Lontano da casa mia. Siamo a casa. Quasi. Allora, volevo entrare nella caverna, ma mi arrivano tre persone. Insieme. Quindi evitiamo di morire. Ok, stavo dicendo. Io ho visto qualcosa qui. Non è che troviamo qualcosa qui dentro veramente. Oh, a parte. Don't mind if I do. Tu eri quello che faceva quattro cuori? Scusa, ti fai colpire da scheletro, non fa. Wow. L'ha ucciso. Che fai? Attacchi tu e alleati. Cioè, ok che vengono da un'altra mod, però, cioè, è un po' razzista così. Se c'è qualche portale nei paraggi. Ok, no, più profondità. No. Oh, sì, ci sono due qua. Dovrò scavare. Però sono in una brutta situazione. Ok, qual è la situazione? Ci sta un. Cioè, tu co come fai a muoverti mentre sto con il gioco fermo? Però. Allora, senti, torniamo indietro. Torniamo indietro. Chiariamo. No, così. Ragazzi, questo potrebbe essere la svolta della vita. Devo andare. Oh, devo. Aspetta un attimo, non so che movimenti dovrò fare. Devo scavare dritto. Non niente di che, niente di particolare. Tu sei quello che mi fa vedere le Olimpiadi. Benvenuti in un altro episodio di Steel Mining. E anche oggi si scava. Poi ragazzi, se questo non è il portale, cioè. Io smetto di giocare. Io ne vedo pure due. Non penso proprio che non siano nelle zone giuste. Cioè qua ci sta pure una qua. Io penso che sia proprio una struttura. Io penso che siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ora skippiamo un attimo questa mezz'oretta di step mining. Ok. Sento dei micici. Perché? Ci siamo? Ci siamo? È questa? È questa? Non credo. Oh, sì, è la struttura! Ci siamo! È questa? Credo, sì. Sono convintissimo che sia questa. Sì! Abbiamo trovato. Ok. Ragazzi, we have good news.
Sono felice di annunciare che siamo arrivati alla struttura. Adesso togliamo un po' di queste cose. Puliamo la zona, perché è veramente un casino. Oddio santo. Oh mio Dio. Ah, sei tu, il venditore di droghe. Che cosa vendi? Si possono rompere, vero? Ti prego, dimmi che ne droppa. Oh sì. Pensavo di no, che paura, ho avuto paurissimo. Ok, allora iniziamo a collezionare i pezzi, che questi sono fondamentali. Ok, posso avere anche le rune? No, nel senso, siamo già nel mid game. No, nemmeno. No, dai, diciamo di sì, appena attiviamo e riusciamo ad attivare questo portale, stiamo a posto. Ora, per sicurezza, io ne prendo uno stack. Ok, abbiamo uno stack. Io penso di aver trascurato troppo una cosa. Eccoti qua. Tu. Allora. Tu. Scusa se ti disturbo lo spazio personale. Salve. Corrupted Traveler. Ok, lui ha bisogno di qualsiasi cibo. Penso che ha fame, quindi tieni. Ok, ce l'abbiamo. Il libro. Ora, prima usciamo e poi vi faccio vedere che cosa c'è dentro perché è un casino. Come stavo dicendo, abbiamo finalmente le pietre antiche, possiamo fare una marea di cose adesso, abbiamo anche la carta, possiamo enchantare, possiamo fare l'armatura. E a posto. E vorrei uscire direttamente da qua, mi scoccio di fare qualsiasi altra cosa. Ok, quindi è questo il tipo di nemici che spawnano. Aspetta un attimo. Oh mio Dio, l'originalità di questa mod, sono semplicemente delle versioni potenziate di nemici che già esistono. Quindi è tipo una luna di sangue, però di giorno, suppongo. E suppongo che non dovremmo parlare con questi soggetti perché poi ci schiatto. Guarda, c'è una morta a due teste. E siamo finalmente a casa. Let's go. Una volta che clicco questo libro, si aprirà il multiverso. Ok. Non lo leggo tutta questa cosa, però. Appena apri il libro, uno strano oggetto esce. È questo qua. Questo qui è la chiave per tutte le dimensioni. Se io adesso faccio tasto destro, ecco, mi apre una. Potevano zoomarla di più, vabbè. Una mappina che mi mostra come accedere ad ogni dimensione. La più suggerita per iniziare. Vabbè, il Nether è il Nether. Anche se possiamo attivarlo grazie al portale unico, però voglio andare nelle Deeplands. Scava un minerale ad altezza Bedrock. Non ci vorrà niente, la faremo subito al prossimo episodio. Lo so, ragazzi, perdonatemi, ma le cose belle ci saranno verso i prossimi episodi. Resta però il fatto che è il momento di uccidere. Oddio. Oddio, mi fa l'imboscata così, che paura. Ok, lo devo ammazzare come al solito, quindi. Secondo la tipica, non puoi despawnare la mia spada. Questa cosa mi one-shottava. Se mi tocca, muoio, eh. Devo morire da un momento all'altro. È il momento di ucciderlo. Mi spiace, siete tante. Tutto questo omicidio di Mook. Cosa ci ho guadagnato? 30 basteranno, dai, per forza. Vabbè, come posso fare? Le librerie senza del legno. Datemi un secondo. E abbiamo un po' di legno. Olè. E in totale quanti libri delle librerie sono? Non basteranno. Però sono 5. Dai, abbiamo un inizio. Salve, vuole assistere alla mia sessione di enchanting? Penso posso iniziare a raccogliere. Senti. Senti. Il fatto che cor è corso ad una velocità demonica mi terrorizza. Wow, wow. Che è questo effetto ombra strano? Tempressione. Ok, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, sta almeno funzionando, si vede che sta aumentando, però.
Vorrei avvicinarmi di più. Allora, ragazzi, facciamo così. Per il momento l'episodio finisce qui. Andremo finalmente a fare progressi fantastici nel prossimo episodio perché potremo finalmente esplorare la prima dimensione. E vi saluto. Ciao, ragazzi.